Xiaomi qui a Barcellona ha presentato il Mi 9, però poi noi siamo andati al Mobile World Congress nel suo stand e abbiamo trovato questa versione un po' più particolare. Se lo facessi vedere così da davanti non vi accorgereste della differenza, però come sappiamo bene la versione trasparente, la Explorer Edition, è molto particolare. Nonostante sappiamo dal precedente modello, dal Mi 8 Explorer, che queste componenti siano finte, fanno comunque un bel effetto vederle così dal vivo. Le differenze rispetto al modello base, al modello tradizionale, non sono più di tante. Le troviamo qua nella fotocamera, che è sempre da 48 megapixel, però qui ha un'apertura focale di f1.47. Bellissimo vedere come qua sotto ci sia la parte circolare per permettere di ricaricarlo tramite la basetta di ricarica wireless fino a 20 watt. 6.39 pollici, 2340x1080, un bel pannello che comunque sotto queste luci molto accese, molto forti, si vede benissimo, perché comunque la luminosità è molto elevata. Altre differenze le abbiamo ad esempio nei dettagli, nel tasto dell'assistente vocale qui sulla sinistra, che ha una colorazione rossa che riprende appunto quella del cerchio qui della fotocamera. Sotto la scocca, come sappiamo, Snapdragon 855 più 6 giga di RAM o 8, non è stato presentato qui a Barcellona e non sappiamo se arriverà in Italia. Non sappiamo i prezzi, non sappiamo nulla, però speriamo che arrivi anche sul nostro mercato, perché questa colorazione trasparente è molto bella, così soprattutto vista dal vivo. Qui a Barcellona purtroppo Xiaomi non ha presentato neanche il Mi 9 SE. Noi l'abbiamo trovato allo stand e cavolo, se arrivasse e quando arriverà in Italia, speriamo che arrivi, questo spaccherà il mercato, perché è finalmente un dispositivo compatto con specifiche molto buone, con 3 fotocamere e soprattutto, come vedete, non c'è sensore di impronte perché lo abbiamo sotto al display. È un dispositivo compatto perché il display è 5.97 pollici Full HD Plus, in mano è simile al Mi 9, però è un po' più squadrato. Qui ad esempio non abbiamo la stessa curvatura che abbiamo sul Mi 9, però non è male, anzi si tiene bene. Sparisce il tasto per l'assistente vocale, però come vi dicevo abbiamo sempre 3 fotocamere, 48 megapixel, una 2x e una grandangolare, comodissime perché abbiamo un altro punto di vista quando scattiamo le foto. Come il Mi 9 normale abbiamo sempre questo cerchio di luce molto particolare, ma anche questa colorazione così blu rispetto a quella nera è piuttosto accesa. Per il resto delle specifiche abbiamo un dispositivo con un SoC Snapdragon 712, è appena stato presentato e ancora non sappiamo come si comporti. Diciamo che è una sorta di via di mezzo tra i processori di medio gamma, quindi un 660 e gli 845 e gli 855, e si pone lì in mezzo. Sicuramente è un dispositivo che sarà molto veloce, non vediamo l'ora di provarlo, anche se purtroppo non sappiamo se arriverà in Italia e a che prezzo arriverà.